Come devono compilare il titolo, il summary, i livelli più alti delle aziende? In che modo devono andare a scrivere, a compilare questi 210 caratteri? Più o meno 4 righe. Normalmente quello che io vedo su LinkedIn è il titolo CEO, CTO, CMO at azienda. Fine. Sfruttiamo invece tutto lo spazio che abbiamo. Per mettere le parole chiave, per mettere la value proposition, per mettere il target, per mettere il settore, eccetera. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che certo che possiamo mettere e dobbiamo mettere il nostro ruolo. Attenzione, un ruolo che sia però parlante per tutti. Se il mio ruolo è ambiguo e è compreso soltanto all'interno della mia struttura, allora lì utilizziamo qualcosa che è compreso nel mondo, in modo che io possa venire riconosciuto nel momento in cui si guarda l'organigramma dell'azienda attraverso la pagina LinkedIn o trovato attraverso i filtri quando si fanno le ricerche. Cos'è importante? È importante però mettere anche che cosa fa la mia azienda. O sono Coca-Cola e quindi tutti sanno, oppure magari la nostra azienda non è così conosciuta anche se è leader di mercato, eccetera. E quindi andiamo a mettere almeno il settore, almeno di cosa si occupa l'azienda. In modo che si veda già nel nostro titolo, quando andiamo a commentare, quando andiamo a fare le richieste, eccetera. Dopodiché andiamo anche a inserire, ad esempio, qual è la value proposition? Chi aiuto? Che cosa aiuto a risolvere? Che obiettivo aiuto a raggiungere? La mia azienda che cosa aiuta a raggiungere? Qual è il mio motto? E anche in questo caso, siccome io sono molto per avvicinare le persone, per la vicinanza, per la comunicazione empatica, e questa è proprio una scelta stilistica. So che alcuni la approveranno e alcuni no. Ognuno deve essere se stesso, quindi non è detto che vada bene per tutti, ma io consiglio sempre di mettere qualcosa di teaser. Ho avuto una cliente che mi ha detto canto barocco. Io non sapevo neanche esistesse ed è stata una cosa interessante. Se io vedo un titolo, un titolo descrittivo che parli anche di qualcosa di tuo, personale, interessante, diverso, io almeno mi ricorderò di te. Mi ricorderò qualcosa. E quindi questo è anche il modo giusto per fare personal branding. E io lo vedo molto anche per i C-level delle aziende. Perché dobbiamo per forza essere solo lassù? Se vogliamo ovviamente vivere LinkedIn, se vogliamo ovviamente creare relazioni, se vogliamo essere social. Su un social network di business. Però cerchiamo di sfruttare al meglio, sfruttiamo per chi ci legge, sfruttiamo per l'algoritmo, sfruttiamo per noi. Abbiamo spazio sufficiente per andare a dire tante cose. Andiamo però a dirle in maniera concreta. Spero che il video sia stato utile. Come sempre vi aspetto sul mio canale YouTube, qui sotto sui commenti. E poi potete ovviamente chiedermi la connessione. Buona giornata, ciao!